Attenzione, non oltrepassare a ricantiere, mica posso fare tutto io. L'anno sabato si vendono questi cartelli. Poi se ci pensate bene, è perfetta questa immagine. Mica posso fare tutto io. Ma dice proprio, oh, mica posso fare tutto io. Ce l'avete mai pensato? E così gli diamo un senso un po' più. E dai, dai, dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Oggi torniamo con i cartelli più divertenti di sempre. Parte 102. Messa 102, ma viene pure difficile a dirlo. 102. Ma prima di cominciare, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche. E voi direte, ma chi è questo? Vabbè dai, attivala lo stesso. Attenzione a questo cartello: chi butta le bottiglie, bicchieri, sacchetti per terra verrà decapitato sul posto. Firmato la signora Carmela Fioli. Buon Natale. Ma questa è una che conosce le buone maniere. Oh, ha pure augurato buon Natale. Questa punisce le persone come una volta a ghigliottina. Però è credente. Buon Natale. Per la serie a Natale siamo tutti più buoni. Attenzione, in questa macchina ci sta a piedi principiante. Ma c'è lo scritto rupoche pazienza. Questa è bellissima. Causa piccioni, si prega di chiudere le finestre al termine della giornata. Perché giustamente poi questi entrano, scagarazzano tutto quanto, proprio. E macello. Fanno proprio festa. Guano che c'è sta proprio. Un tappeto di guano. Sono piccioni soprattutto notturni, de notte proprio. Fanno baldoria. Il giorno non si avvicinano, vedono gente. Attenzione, pupazzo di neve. E questo va in Florida. Io vogliamo dare un passaggio? Però muovetevi, perché questo mi si scioglie. Veloce! Perché siamo lì, glielo diamo, è affidabile. E nah, non c'è tempo da perdere. Questo poteva andare a quetta così. Onoranze funebri, l'ultima cena. Ma come si fa a chiamare onoranze funebri l'ultima cena? Scusate, ma sto divieto che è non gettare le cose nel water, ma è solo rivolta alle donne? Ma perché? Perché giustamente dici gli assorbenti. Ah, capito, ma si capisce così. Non si sa che sta a buttare. Potrebbe buttare anche dei cubi di Rubik. Non lamentatevi se le puntate di Beautiful durano meno. Anche vostro marito un tempo durava di più. Dai, cosa? Questo dovrebbe far ridere. Cioè tu passi davanti a questo locale, leggi, ridi, entri, compri, bevi. Questo è, così si fa il marketing, raga. Andiamo. Questa gente, questo è commercianti, gente seria. Sanno esattamente cosa devono fare per vendere di più. Oh, questo cartello su una macchina parcheggiata. Avviso importante: nego il mio consenso ai vigili e alle forze dell'ordine di compilare verbali utilizzando il mio numero di targa. Avevate mai pensato? Così si fa, signori. La semplicità. Ma ci avete mai pensato a sta cosa? Perché non ci avete mai pensato? Perché dice, no, non è possibile. Chi ti ha detto che non è possibile? Tu fallo, metti il cartello là, vedi le multe che ti arrivano. Il vigile se inc***a ancora di più, ti lascia direttamente proprio tutto il blocchetto. Tutto compilato, foglio per foglio. Signore, sì, è semplicissimo. Lo devo provare. Ma a Roma come minimo mi sfondano l'auto. Questo è come sui messaggi che si scrivono su Facebook, no? Cioè, nego a Facebook di utilizzare le mie foto. Lo stronzo dal naio, guai, lui ha preso da lì. Vabbè, in realtà lui vuole fare il simpaticone. Solo che così rischi. Poi questo camion. Cioncino, fidati di me, nessuno conosce meglio la strada. Beh, come si dice, vatti a fidare, eh? Vabbè, la prossima volta non ci sali. Pensa se il pupazzo di neve di prima è salito qua sopra, che il camionista gli ha dato il passaggio, è successo questo incidente e quello nel frattempo dice, ma io devo andare in Florida. Nel frattempo devo andare a quitta. È morto, insomma. Si fa lo sconto ai novantenni accompagnati dai genitori. Oh, ma se c'è sé, adesso sto presente un novantenne col genitore, ma perché non può essere? Anzi, con l'età che adesso siamo sempre più longevi, prima o poi sto cartello è più valido, eh? Comunque, nel frattempo toccamosi, perché... Si prega cortesemente di non camminare sul muro, grazie. Ah, Spider-Man, vogliamo finire o la vogliamo finire? Sul muro e basta. Cammina come una persona normale. Mamma mia. Spider-Man sulle pareti. Ma non può fare niente. Centro ottico. Oh, c'è andato proprio a finire in pieno, eh. Si vede che c'hai proprio bisogno di un paio d'occhiali. No, no, ma lui semplicemente andava di fretta. C'è entrato proprio tutto dentro. È entrato e dice, ragazzi, datemi un paio d'occhiali. E così. È vietato lasciare i rifiuti appesi alla ringhiera. Bisogna rispettare il calendario per il conferimento dei rifiuti. Complimenti. Viva l'Italia! A noi italiani ci piace tanto fare così. Tanto, ma quanto ci piace? È perfetto, è come appunto, è vietato fumare e sei lì, è così. Attenzione, questa macchina scegli Gesù! Ah, questo è uno religioso, però, ti conviene forse cambiare targa? 666? Attenzione a questo bigliettino lasciato su un'auto. La prego cortesemente di parcheggiare meglio la macchina. Un saluto, firmato Renata. Renata! Come sei gentile, però, eh? Chiede le cose come con gentilezza. Che la gente poi ti ascolta, invece a volte devi proprio mandare a f***a.
Ciao. Se ne mandi a quel paese, forse ti ascoltano. Così è. Però ognuno c'è il suo percorso. Vuoi fare cose con gentilezza, Renata? Renatina! E infatti l'automobilista, quando ha visto il biglietto, dice: parcheggia meglio la prossima volta. Ha detto: c'ha ragione. La prossima volta devo parcheggiare meglio, non ci dormo la notte. E infatti poi la notte si mette a dormire e dice: ma come ho fatto a parcheggiare così? Quella povera Renata, ci sono rimasta malissimo. Ho preso due posti anziché uno. Come ho potuto? Maria, ti rendi conto? E Maria, la moglie, dice: tesoro, io domani chiedo il divorzio, oltre al TSO per te. Prima di continuare, se ancora non sei iscritto al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche, così non vi perdete i prossimi video. E lasciatemi anche un like, grazie mille. Attenzione, questo cartello, attenti al cane. Lo vedete che è un cane? Non si vede bene perché c'è un po' la ringhiera. Ma sicuro che è un cane nero, quello è sicuro. Sembra un gatto, ma lascia stare, c'è scritto attenti al cane. Devo certo scriverci attenti al gatto. Che te fai il gatto di grazie, il cane proprio. Ma qua probabilmente in sostituzione del cane c'è il gatto. E il cane sta in pausa pranzo. Ma ci avete mai pensato che il cane deve fare la guardia tutto il giorno? Anche un po' di ritmo loro. Pausa pranzo, due croccantini, che ne vuoi mangiare? Se scambia col gatto, insomma, i turni. Se li vedono loro, tra cani e gatti. Infatti non vanno tanto d'accordo sui turni. Ma che cazzo stai a dire? Attenzione, questo all'estero, questo cartello è no teste di cazzo. Non ce le vogliono. Infatti loro chiedono di rispettare la policy di no teste di cazzo. Ma te la leggi, se non le sai, leggendo tu. Poi vabbè, se ribadisce un pochino il significato. Se tu passi di lì e vedi che ci assomigli, non puoi entrare. Mondo di teste di cazzo. Pieno, lo sappiamo bene, no? Attenzione in questa macchina, gentili condomini, questa macchina è mia ed è nuovissima, ci tengo molto. Vi prego, due punti, tranquilla, d'ora in avanti, se avete problemi con qualcuno, di prendervela con l'auto giusta, con la mia, quella di tutte le altre. Io e la mia macchina nuova siamo carini e gentili con tutti. Questa fosse la macchina di Renata, quella di prima? Se avete con voi chiavi o altro utensile tagliente, passate lontano da qui. Via, lontano. Sembrerò pignola. No? Ma è la prima macchina! Poverina, dai! Allora probabilmente è quella che aveva scritto Pimpo da Pacenza. Ci tengo particolarmente! Ma rigate, se c'è sta una riga faccio! Macello! Per chi fosse interessato, la macchina dei miei genitori è la Terios grigia, targata, e ci ha lasciato veramente il numero di targa. Un abbraccio a tutti, firmato Ginevra! Ginevra! Tu vivi proprio in un altro mondo! No, no, ma ti stimo, eh! Probabilmente la tua vita è migliore rispetto a quella di tanti altri. Vive proprio nella sua bolla questa! Nella sua bolla con dentro la sua auto! Protetta pure l'auto! Allora, volete sapere che fine ha fatto questo messaggio di Ginevra? Ecco che fine ha fatto! Qualcuno l'ha preso, l'ha sfilato e ci si è pulito il culo! Perché così va la vita, Ginevra? E che todo Dio ha imparato una lezione! A parte, figlia mia, stringi il messaggio, perché ma chi c'ha voglia di leggerlo? Ma poi a un certo punto risulta pure antipatica, la rompi co. L'hanno sfondata questa macchina. Oh, questa mi sa che era capitato. La diamo calda. La pizza è la pizza. Infatti i simpaticoni che hanno scritto. Ehi, ma che cosa hai capito? Te teste di c***o. Tornassi indietro ti manderei a f***o prima. È giusto. Pensato anch'io tante volte. Questa è piazza di Spagna, qua è Pino Centro. Quando vuoi hanno pensato a questa frase, andiamo. Dai, insomma, una volta sarà capitato. Non per forza questioni d'amore, è anche questione d'amicizia. Schiacciare con forza. E qualcuno gli ha scritto: se lo fate mettere a posto è meglio. Va. E loro continuano a schiacciare con forza e ripetutamente. Cioè pure quello. Ma non solo con forza, ma pure ripetutamente. Cioè metti uno che non c'ha tanta forza al braccio, no? Ma lì non riesce, che fa? Poi lascia tutto. Pensateci, mettetela a posto. È così. Ma soprattutto in Italia, quando una cosa è rotta che ti ripari. Oh, attenzione, questo non so se è in un treno. Lasciate ogni speranza a voi che entrate. Beh, questo messaggio starebbe meglio nella metro qua a Roma. È veramente l'inferno. Signor sindaco, vogliamo fare qualcosa? A parte che i mezzi pubblici non i piglio, però quel poco che l'ho presi sta a morire proprio. Attenzione, qua lavoro in corso, un messaggio: appuntamento per la gettata, ore 14:30. E qui alle 14:30 tutti gli umarelli, tutti gli anziani del paese si mettono là e osservano i lavori. Ci si aspetta almeno una cinquantina di persone, perché la gettata di cemento è fondamentale. Mica si perdono sto spettacolo. Attenzione, è meglio un culo a mandolino di un mandolino nel culo. Questa è la stessa cosa che ho sempre detto. È meglio il culo gelato che ingelato al culo. Attenzione, qua abbiamo l'insegna tomba di Nerone, qua a Roma, e qua abbiamo anche legna d'ardere. Cioè, lo stesso posto, tomba di Nerone e legna d'ardere. Beh, lo sappiamo, qua ce se lo forniva Nerone. Sto vivaio è un posto proprio antico.
antico, lui è da secoli. Ho qua la stazione con tutti gli orari dei treni. Qualcuno ci ha scritto: se il treno è in ritardo, bestemmio. Mamma mia, chissà poi se è arrivato in ritardo. Forse dai, è arrivato in anticipo, se no qua ci avrebbe proprio scritto un bel bestemmione. Dai, sarà arrivato, dai. Però se doveva sfogare o doveva far sapere a tutti. Vabbè, è un messaggio importante, eh. No, davanti a questa casa avviso per signori ladri. In questa casa non c'è né oro né soldi. Siete già passati 3 volte. Basta. Siete proprio dei cosci, Non ci stanno 3 volte. Non ci stanno, passa al vicino. Beh, il vicino ce l'ha l'oro e gioielli. Siete proprio incaponiti su sta persona. Oppure probabilmente sono passati 3 volte perché ogni volta gli hanno portato via un po' di oro, un po' di soldi. E quindi ci vogliono ripassare perché qua è pieno di oro e soldi. E quindi ci passeranno una quarta volta. In questo negozio si legge Fancool. Fancool, sì, Ma è fatta apposta, Perché tu passare là, te fai una risata, entri qua dentro. Entri qua dentro, cioè voglio comprare tutto, perché siete stati proprio troppo simpatici. Pezzi di merda, c'è la fermata del pullman per i bambini, schifosissimi maiali. E poi da leggere che ci sono varie cose. Sono più puliti di tutti voi, i maiali, riferito. Buon colpo che vi prende. Sozzi, ti auguro un buon anno con un colpo secco. Così proprio. Schifosissimi. Non lo so, che ci avranno lasciato qua? Non lo sappiamo, non voglio sapere. Questa porta deve rimanere aperta per evitare inutili contatti con le maniglie. Perché? Ho capito. Da leggere la data, il fantastico anno 2020. Come dimenticarlo? Sì, durante la pandemia, infatti nessuno toccava niente, stavamo tutti a pisciare le porte aperte. Anzi, non ci toccavamo manco. Così non faccio male, io non tocca niente. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana con un video dedicato alle notizie più assurde e divertenti. Se vi siete persi questo video sulle mamme pancine, dateci un'occhiata. Se invece vi è piaciuto questo video, lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Yeah,